Ah, con questo voglio andare a presentare lo studio che si è condotto sulla standardizzazione del progetto. Ah, perché standardizzazione? Perché diciamo che siamo partiti nel 2009-2008 a studiare la prefabbricazione dell'unità abitativa. Perché prefabbricazione? Perché ci volevamo cercare di trovare un modello standard, no? Che potesse essere riproposto con determinata forma, determinato colore e con delle unità abitative che fossero consone diciamo, per la vita delle persone, no? Quindi sulla base del numero di persone che una famiglia composta si andava a proporre un'unità abitativa. Proprio qui perché nasce questa cosa? Perché con l'introduzione delle case prefabbricate la gente chiedeva sempre un progetto standard, un catalogo, che loro potessero guardare, decidere, scegliere. Il problema è che una casa standard di una pubblicazione non esiste, almeno i tedeschi non hanno mai pensato a fare una cosa del genere, perché la prefabbricazione nasce essenzialmente dalle case che producono appunto queste tecniche costruttive. Si sono proposto progetti già fatti e poi hanno fatto all'interno del catalogo. Mentre invece noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato a una famiglia tipica, abbiamo guardato tutte le forme che ci potessero essere in quel periodo, le più simpatiche, le più ripetitive anche, e si è realizzato un progetto standard. Ma partiamo anche dal principio che non tutta la gente ha delle dimensioni di una casa, cioè non tutti dicono vabbè questo alloggio sono a 5 metri per 3, per 2, quel che è. Non ha un concetto di spazio. Quindi il principio di standardizzazione vuol dire che io vado a ritagliare lo spazio per conto tuo, perché e tu sappi che questo spazio è di y quadri per da y e z dimensioni. Adesso è sempre quella di 3 metri 70. Un progetto che non sono creati da 3 metri, poi siamo portati quando abbiamo portato 2,70 m per essere rispettosi dei limiti di legge, anche se è bello anche dire qualcosa di più. Poi questi spazi, no? Li abbiamo misurati quindi in considerazione che la legge di Calossi, perché è certo che a fare la griglia di 500 metri quadri questo comporta, no, un onere da pagare al comune in tasse. Quindi la dimensione minima, no, che noi andiamo a proporre deve essere al di sotto di 95 metri. Questa è per la serie infinita, poi abbiamo dato dei nomi commerciali che possono essere anche venderli. Siamo partiti da questo modulo di 4 metri per 4, perché 4x4 non ci veniva bene, poteva essere anche 5x5, 25, però col 4x4 noi riuscivamo a fare una casa in simplex e una casa duplex. Simplex a un piano, duplex due piani. Il simplex l'abbiamo fatta per un'unità familiare di due persone, no? Che si potrebbe anche pensare ampliabile, quindi da simplex a diventare duplex.
concetto di area franca prefabbricata che si può anche ampliare senza problemi. Basta pensarlo prima, no? Ovviamente, e non a costruzione già fatta. 4 metri per 4, perché la simplex diventa 3 moduli di 16 metri quadri, quindi ci torna circa 45, 45-50 metri quadri, mentre con la duplex ci torna esattamente quasi 100 metri quadri. Quindi a casa 100 metri quadri che effettivamente ci torna utile anche per diminuire il famoso dazio da pagare al comune. Poi gli abbiamo dato dei significati a questi quattro, perché il primo punto è un edificio a basso consumo energetico, il secondo punto è una flessibilità distributiva, perché ovviamente con questa casa qua modulare la posso distribuire come a me piace. Poi, terzo punto, in origine abbiamo messo energia solare, mettere sui pannelli fotovoltaici, però possiamo anche dire energia rinnovabile. E quinto punto, no, scusate, il quarto punto che è a misura d'uomo. Perché siamo andati a costruirlo attorno all'uomo. Quindi l'abbiamo chiamata Infinity Form Design. Questi 4x4, come funziona, il nostro ragionamento che ci abbiamo messo, come può essere distribuito, ci cioè può essere 2M, quindi due moduli, oppure se possono essere 3M, tre moduli, oppure semplicemente 4 moduli. Poi alla fine il discorso 2, 3, 4 è rimasto sempre con l'idea di 4x4, perché 4 è moduli di partenza. No? Quindi 4x4 che era, qui ci ho messo, no, 1M, 4M, no, niente, pensavo che sì, perché praticamente poi abbiamo sempre tenuto come modularità 4M, 4 metri. 4 metri quadri, che la forma si potrebbe anche, questo qua è lo sviluppo verticale, no? Perché noi abbiamo lo sviluppo di base e poi verticale, può essere una forma così, oppure una forma così, oppure una forma qua stagliata arrivando al terzo piano, perché con la prefabbricazione non si può andare più di 3 piani. Quindi si è pensato anche al famoso palazzino di 3 piani, o un po' un duplex dove sotto ci sta una zona di parcheggio. Questi qui sono, vabbè, diversi schemi, no, che si sono inventati fino ad arrivare a questa qua. Questa è la forma, diciamo, originale della duplex 4M. Si è andato a riproporre questa forma, due forme geometriche, no, tridimensionali. Questo è un parapiglio a base triangolare, un parapiglio a base quadrata, rettangolare, come uno vuole vederla, dove all'interno io ho una distribuzione di cui ingresso, no, entro in cucina, soggiorno, bagno, no? Poi al piano di sopra c'è il bagno con le due camere da letto, no? Una singola e l'altra doppia. Queste sono intercambiabili. Questa può essere questa, può essere quest'altra. Oppure il bagno può essere questo ingresso, oppure questo ingresso. Cioè è una casa che si può adattare come si vuole. Questo qua è il disegno, no? Progettuale. Questa è la simplex, quindi dalla duplex alla simplex. La simplex è molto semplice, si entra di qua,
Qui c'è la cucina, forse è meglio magari se riesco ad arrivare molto vicino. Questa è la cucina, no? Qui dentro c'è un disimpegno, vado in bagno, no? La lavanderia, scarpiera perché, poi questo qua il soggiorno, soggiorno io questo arredo non può essere fatto in modo diverso, perché praticamente ho un grosso filtrato che va verso il giardino e la terrazza. Questo qua è un modo molto più grande e si vede che già qua. Ecco, il nostro progetto è un progetto standard, io già questo lo posso anche far funzionare. Poi per abbassare un po' i costi, perché ovviamente una casa del genere non tutti i magazzini poteva piacere, abbiamo ridisegnato, no, la duplex in questo modo. E quello che cambia è semplicemente il tetto e le vedute, le facciate, nel senso che un balcone qui, un balcone di qua, è il punto storico. Quello che è una modifica che si possono modificare in tanti modi, tutti possono piacere. Poi successivamente abbiamo disegnato la linea Fashion Milano. La linea Fashion Milano, praticamente è una modulo 7x7, questa volta abbiamo planato che potrebbe essere anche un 8x8, perché dopo vediamo la 8x8 simplex, questa è un 7x7, potrebbe essere anche un 8x8 duplex. Fatta con questa distribuzione, ingresso, pianta quadrata, ingresso, vanno scala, bagno, soggiorno, cucina in open space, no? Fatto in questo modo, che può essere anche fatto in modo diverso, perché questi muri qua possono essere anche essere degli arredi. Vado di sopra, ho camera singola, camera matrimoniale, una cabina armadio col bagno. Ecco, non ho fatto balcone, ma uno può che possono fare balconi, oggetti e quel che si vuole. Cioè, questa diventa la mia scatola che può essere modificata quante volte voglio. E alla fine questa qua è l'altra 8x8, no? Stavolta si è data un nome, stiamo rendendole sempre più, diciamo, umane, no? Queste case danno anche dei nomi. E questo qua, la particolarità che hanno sempre base quadrata, e all'interno si sono girate di disposizione. Addirittura dove la zona cucina e la zona soggiorno teoricamente dovrebbero essere su piani diversi. Questa è già una forma più evoluta, mentre invece quella forma non evoluta rimane così, camera a letto matrimoniale singola. E poi qui abbiamo il bagno comune con due ingressi separati. Questa è, diciamo, una breve presentazione del progetto di casa standardizzata.